ospedale unico, ore decisive, questa sera a Domo riunione degli amministratori, sindaci Ossolani, domani la rappresentanza dei sindaci. Viabilità, vertice a Villa Taranto fra il nuovo capo compartimento ANAS e i sindaci, molti nodi viari che necessitano di interventi. Commissariato Domo, vertice in questura con Borghi e Cattrini, intanto il parlamentare chiede un incontro al sottosegretario all'interno. Primo weekend di visite guidate all'interno dell'ex CEM, molti verbanesi che hanno effettuato il tour, si replica domenica 8 novembre. Alla giornalista Natalia Spesi il premio alla carriera Omo De Ozzorini, premiato anche lo scrittore cusiano Lino Cerutti. Volley, seconda vittoria in campionato per la Igor, che però fatica contro il Club Italia, battuto in 4 set. E ben trovati dalla redazione di Vicio Notizie. In apertura di giornale, dunque, la sanità. Sono ore febbrili. Si decide in questi giorni, infatti, il futuro del progetto che vorrebbe dotare il VCO di una nuova struttura sanitaria. Se unanime è il parere della necessità di avere una struttura d'eccellenza, così non è rispetto alla sua collocazione. Sabato scorso l'ex capitale della Bassa Ossola ha ospitato un segretissimo summit per parlare di ospedale unico, una riunione ristretta nel corso della quale sarebbero state analizzate le opzioni in campo sugli esiti dell'incontro vogoniese bocche cucite. Si sa che l'ultima parola rispetto alla collocazione dell'ospedale nuovo spetterà ai tecnici, intanto però la politica si organizza. Voci ufficiose accreditano come certa l'ipotesi fondo valle a scapito della piana ossolana. La scelta finale dovrebbe dunque cadere su una località compresa fra Gravellone Ornavasso, la seconda pare però essere più accreditata della prima. La vediamo in queste immagini riprese dall'alto e girate da un drone. Intanto questa sera alle 20:30 a Palazzo di Città, a Domo d'Ossola, il sindaco Mariano Cattrini e il collega Giorgio Ferroni, sindaco a Crevola, nonché presidente del distretto sanitario ossolano, hanno riunito gli amministratori di tutta la valle. Ordine del giorno, preparazione dell'incontro che domani Cattrini e Monti avranno a Domenia con gli altri componenti della rappresentanza dei sindaci dell'ASL, Marchionini, Mellano e Quaretta. Appuntamenti importanti per capire se la provincia del VCO è pronta a salire sul treno dell'ospedale nuovo oppure no. L'incontro solano di questa sera potrebbe infatti riservare nuove battaglie intestine alla valle rispetto alla scelta del comune deputato ad accogliere l'ospedale. In questo quadro si inserisce oggi la presa di posizione di SEL, che in un comunicato stampa ha sintetizzato così il suo sì al progetto, all'indubbio merito di aver fermato la guerra campanilistica indotta dalla scelta di imporre la chiusura di uno dei due DEA. Il partito di Vendola è pronto ad accogliere la proposta a patto che la sanità nel VCO rimanga pubblica e invita l'assemblea dei sindaci a trovare una sintesi per la collocazione della nuova infrastruttura in una località adeguata alle caratteristiche del territorio, facilmente accessibile dai mezzi di trasporto pubblici e privati. SEL chiede inoltre garanzie sul futuro delle infrastrutture esistenti che dovranno, quando dismesse, non essere svendute alla sanità privata e neppure oggetto di speculazione immobiliare. Toni decisamente diversi nell'incontro che il territorio ha avuto questa mattina in prefettura con il nuovo capo compartimento ANAS del Piemonte, Raffaele Celia. Dal 1° ottobre infatti il responsabile ANAS dell'Umbria al suo posto in Piemonte è stato chiamato Walter Bortolan. Massima disponibilità, massimo impegno a dialogare con le amministrazioni, perché l'obiettivo è migliorare le strade per chi vive nel territorio. Così si è presentato questa mattina il nuovo capo compartimento ANAS del Piemonte, Walter Bortolan, che in prefettura ha incontrato gli amministratori del VCO alla presenza del parlamentare Enrico Borghi, che ha fatto da collegamento tra le richieste locali e i progetti messi in campo da ANAS. C'erano i comuni di Trasquera, Formazza, Omegna, Cannobbio, Malesco, Verbagna, Gravellona Toce. A coordinare l'incontro il viceprefetto vicario Michele Basilicata. Il vertice, propedeutico ad altri incontri in programma con le varie amministrazioni, è servito a fare il punto tra le richieste dei sindaci e la disponibilità, anche finanziaria, di ANAS ad intervenire sulle strade. Dalla messa in sicurezza della superstrada ossolana, che anche ANAS considera pericolosa, ai nodi della statale 34, come lo sprofondamento all'altezza della Beata Giovannina, i guai nel tratto tra Verbagna e Cannobbio, ed anche la mancata realizzazione della variante di Fondo Toce, progetto che il sindaco Silvia Marchionini ha chiesto di poter riprendere. Purtroppo negli anni passati è stata persa una grossa occasione, ha detto Bortolan. Il primo lotto era già nei piani di finanziamento. Ora tutti dobbiamo impegnarci per riproporla. Ma sono stati soprattutto i sindaci delle valli e delle zone periferiche a chiedere interventi.
Gian Domenico Albertella, a Cannobio, ha chiesto garanzie sui lavori in corso e sulle problematiche di alcuni tratti da mettere in sicurezza, come anche i versanti che sovrastano la 34. Il sindaco di Formazza, Bruna Papa, ha suggerito l'allungamento della galleria che sale alla cascata del Toce per garantire i collegamenti 12 mesi l'anno con la parte alta della valle. Enrico Barbazza di Malesco ha chiesto di garantire tempi certi per la messa in sicurezza del tratto della 337 tra Re e il confine di Ribellasca. Mentre il sindaco di Trasquera, Geremia Magliocco, ha presentato ad ANAS un progetto per allargare la strada ad Iselle e realizzare un'area per la dogana, una dogana unica tra Italia e Svizzera per i camion che transitano al Sempione. Infine Gianni Morandi, anche nelle vesti di consigliere provinciale, ha invitato ANAS a farsi carico di alcuni tratti di strada anche per sgravare la provincia del Verbano Cusio-Ossola. Altro vertice è quello che si è svolto questa mattina in questura tra il deputato PD Enrico Borghi, il questore e sindaco di Domodossola. Tema al centro del colloquio, il futuro del commissariato domese, dopo il paventato ridimensionamento annunciato da alcune sigle sindacali. Sentiamo cosa è emerso. Cosa rischia il commissariato di polizia? Ma non rischia nulla, nel senso che noi abbiamo l'esigenza di dover inquadrare in maniera corretta il commissariato di Domodossola, in quanto esiste sulla base del presupposto che è commissariato di frontiera e ha svolto in maniera integrativa anche delle attività di pubblica sicurezza, nonostante il fatto che queste non fossero contemplate nel quadro delle loro responsabilità. Il fatto che oggi stia aumentando la pressione sulle frontiere sta trasferendo, come è giusto che sia, risorse, personale per la cura di questo tipo di attività e di conseguenza è in atto un piano di riorganizzazione del personale finalizzato a garantire questo tipo di servizio. Ricordo che gli svizzeri e i francesi stanno rimandando indietro tutti gli immigrati anche in spregio con l'accordo di Schengen, applicando in maniera eccessiva il trattato di Dublino, ma dentro questa riorganizzazione c'è anche la disponibilità della PS di svolgere attività di sicurezza che in senso stretto non dovrebbero essere assicurate. Lavoreremo sul piano nazionale, ho già avuto un colloquio telefonico col sottosegretario agli interni, proprio per inquadrare al meglio dal punto di vista amministrativo questo tipo di fattispecie, ma nessun agente in meno, nessuna volante via dalle strade, nessuna diminuzione del grado di sicurezza nei confronti dei cittadini. Città statiche che faticano a rinnovarsi in chiave sostenibile, con qualche passo in avanti sul fronte della raccolta dei rifiuti e delle energie rinnovabili, ma ancora al palo sui trasporti pubblici. E la fotografia scattata da Ecosistema Urbano, la ricerca sulla vivibilità ambientale di Legambiente che incorona Verbania con Trento e Belluno, le città con le performance ambientali migliori. L'indagine prende in esame qualità dell'aria, gestione delle acque e dei rifiuti, energia, mobilità e trasporto pubblico. Non è una novità trovare Verbania ai vertici di questa classifica, affermano il sindaco Silvia Marchionini e l'assessore all'ambiente Laura Sau, per un dato che segnala una continuità con il lavoro fatto in passato in città, pur in presenza oggi di una situazione di crisi. Un risultato da condividere con tutti i cittadini verbanesi e che ci stimola a lavorare al meglio anche per il futuro. Molti i verbanesi invece che nel fine settimana hanno voluto visitare la struttura destinata ad ospitare il futuro teatro cittadino e non solo. Successo a Verbania per il primo weekend dedicato all'Ex Cem Open Day. L'evento, organizzato dal Comune, ha permesso a diversi cittadini, previa prenotazione, di visitare in anteprima la struttura. Per la prima volta, infatti, è stato possibile girare all'interno del futuro teatro, struttura che tanto dibattito ha creato in città. L'Ex Cem si è configurato e più come il centro polifunzionale che l'amministrazione Marchionini ha sempre detto di volergli riservare. Nel corso delle visite guidate, i verbanesi hanno potuto vedere gli spazi destinati agli artisti, ma anche l'angolo prove, l'area ristorante, bar, uffici. L'accesso è stato garantito anche alla cosiddetta Sala Giovani, un ampio spazio panoramico che si affaccia sull'area esterna dell'ex arena. Questo spazio potrà accogliere sino a 1.800 persone per spettacoli esterni. L'Open Day è servito ai visitatori per rendersi conto di come la struttura potrà prendere vita nel futuro. Una struttura che molti dicono sia improprio e riduttivo definire teatro.
si replica con le visite domenica 8 novembre con orari 9-12, prenotandosi presso l'ufficio del turismo di Verbania allo 0323 50 32 49 oppure all'indirizzo di posta elettronica turismo@comune.verbania.it. Ad Aruna il sindaco Gusmeroli ha siglato un'ordinanza che limita l'orario di utilizzo delle slot machine nei locali pubblici e sale giochi, con divieto di nuove aperture di sale giochi su tutto il territorio comunale, con distanze inferiori a 400 metri da scuole, oratori, chiese e case di cura. L'ordinanza è in vigore dal passato fine settimana e viene supportato da uno studio attento dell'ASL di Novara, che estende l'ordinanza stessa di limitazione dell'orario già in essere del 2007. Ad Arona, restringendolo ulteriormente e vietando nuove aperture di sale giochi con distanze inferiori ai limiti predetti. A Natalia spese il premio letterario Gian Vincenzo Modeo Zorini, alla carriera Lino Cerutti invece giornalista e scrittore, medaglia d'oro del Circolo Culturale. Come è nato il suo amore per il cinema? Beh, è una storia che risale all'infanzia, perché mia madre lavorava, era maestra e anche al pomeriggio era impegnata. Allora accompagnava me e mia sorella, mi ricordo, al cinema Magenta, perché non sapeva dove metterci, noi due bambini e mia sorella più grande. Quindi io ho cominciato verso i 6 anni, nel pomeriggio, a vedere allora il cinema italiano. Tra i candidati all'Oscar c'è anche Claudio Caligari, un regista aronese. Ha visto il film? Io faccio parte della giuria che ha mandato quel film, sì, l'ho visto a Venezia, è un film molto italiano nel senso che è romano, è fatto molto bene con attori bravissimi, è un film piccolo e forse anche povero, però di quelli che si sono presentati per essere mandati all'Oscar, tutti abbiamo pensato che era il migliore. Oggi un altro premio alla carriera. Si sente gratificata o nel cassetto c'è ancora qualche sogno, vorrebbe fare ancora qualcosa in più? Ma io sono molto gratificata che della gente come voi, come questo, pensi di premiarmi, perché... cioè, per me vuol dire che mi hanno letto, mi hanno apprezzato, quindi, ma io non ho mai desiderato niente di questo tipo. Se mi capita mi fa piacere, ma a me quello, sono grata alla vita che alla mia età mi consente ancora di fare un mestiere che mi piace tanto. Lino Cerutti, una medaglia d'oro, un premio alla carriera, un giornalista che ha raccontato la storia anche del territorio, non solo il territorio ma anche la sua storia. Che significato ha? Ma ha un significato di un lavoro di 40 anni di scrittura, nel senso che ho parlato del mio territorio e devo dire che ho sempre lavorato con altre persone, non sono un autore solitario, con le altre persone abbiamo creato 2 riviste, abbiamo messo in piedi attività editoriali proprio per poter avere la possibilità di raccontare e di lavorare in maniera artigianale. Ed ora ci spostiamo a Cambiasca. Le scuole del centro collinare del Verbano si sono dotate di LIM, 4 lavagne multimediali che accompagnano i giovanissimi studenti della scuola primaria nel percorso formativo. La scuola di Cambiasca ha a disposizione uno strumento che la rende all'avanguardia con i tempi. Tutte le classi della scuola di Cambiasca posseggono una LIM. È uno strumento innovativo che interessa i ragazzi, li stimola di più. Anche perché naturalmente, essendo figli dei nostri tempi, sono interessati alle immagini, alla velocità anche dell'apprendimento. L'anno scorso abbiamo cominciato e abbiamo anche concluso, nel senso che è arrivata la prima LIM, siamo riusciti a comprarla noi come scuola e poi con la collaborazione che c'è sempre stata da parte del Comune abbiamo dotato tutte le aule. Vorrei dirvi che una lavagna, come ha detto il dirigente,
viene dall'istituto comprensivo, 2 dall'amministrazione comunale, 1 dai genitori e 1 dalla service, che è il gruppo che gestisce la nostra mensa. Sono convinta che questi strumenti riusciranno ad ampliare l'offerta formativa della nostra scuola. In questa scuola confluiscono i bambini di tutta la valle, quindi è un riferimento importante. Sì, ecco, ci teniamo anche tanto alla nostra scuola, anche per questo, perché essendo la scuola di Fondovalle, confluiscono i bambini di tutti i paesi che stanno sopra Cambiasca. Quest'anno abbiamo oltre 100 alunni, 104 alunni che la frequentano, ecco. Per cui l'attenzione che abbiamo come amministrazione è anche questa, di avere una scuola competitiva con quelle di tutto il distretto. Ecco. Come hanno reagito i bambini all'incontro con le LIM? Ma per i bambini è stata proprio una gioia e un punto di forza, anzi sono loro molto più bravi di noi ad usare la LIM. E all'interno del cartellone del Cineforum di Intra una mini rassegna dedicata al vino con film a tema e degustazione finale con i nostri sommelier. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi in occasione della prima proiezione della stagione 2015-2016. Metti una sera al cinema con un bicchiere di vino, o meglio con una degustazione di vini, grazie alla collaborazione del Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania con la delegazione del VCO dell'Associazione Italiana Sommelier. Appuntamento al Teatro del Chiostro di Intra per 3 giovedì. 3 film legati al nettare di Bacco seguiti dalla degustazione di vini pregiati. Si comincia giovedì 29 ottobre. È un connubio ottimo perché il vino è cultura, per cui dove andare a parlare di vino e a parlarne in maniera un po' diversa dal solito? In un cineforum, anche perché il mondo del cinema ci ha offerto tantissimi esempi di film dedicati al vino, noi ne abbiamo scelti 3, uno più particolare dell'altro ed eccoci qua. 29 ottobre, 5 novembre, 12 novembre, il primo film è Sideways, che è un classico del piacere del vino, un film americano. Poi seguiranno 2 film italiani, Vino dentro e Zoran il mio nipote scemo, dove il vino è affrontato in maniera totalmente diversa dal primo, l'ultimo, che parlerà di una cosa che sembra strana per noi dell'associazione Sommelier, ma che invece è una realtà che va affrontata, la dipendenza dal vino. Ci sarà anche un vostro intervento, quindi prima, dopo la proiezione e in che modo? Ci sarà prima della proiezione per raccontare un po' il film. Poi dopo la proiezione, a prenotazione, necessariamente perché il numero sennò sarebbe troppo elevato, ci sarà una degustazione di 3 vini legati al film, accompagnati da dei formaggi. Intanto il Cineforum a Intra presenta un ricco cartellone in questa 27esima edizione della rassegna partita la scorsa settimana. 25 film di tutti i generi, di tutte le nazionalità, abbiamo dato prevalenza anche a giovani registi, a cinematografie molto lontane da noi. Come al solito abbiamo visto che la scelta vincente è quella di avere 3 spettacoli così da accontentare tutte le fasce di età. Il primo spettacolo alle 17.15, il secondo spettacolo 19.30, il terzo spettacolo alle 21.15. Come nasce questa collaborazione con l'associazione Sommelier locale? Ma guarda, noi siamo da sempre attenti a collaborare con anche le altre associazioni del nostro territorio. Abbiamo approfittato dell'amicizia con questa associazione e ne abbiamo approfittato per creare questa mini rassegna che già sento è molto richiesta, più che altro la degustazione. E in apertura di pagina sportiva il volley con la Igor che soffre con il Club Italia in maniera forse imprevista, ma poi riesce a prendersi un successo da 3 punti. Seconda vittoria consecutiva per la Igor Gorgonzola Novara, che porta a casa 3 punti dalla sfida casalinga, che segnava l'esordio alla Pala Igor per quest'anno contro il Club Italia. La squadra di Luciano Pedulà ha sofferto sicuramente più del previsto per aver ragione della giovanissima formazione legata alla federazione. Un 3-1 figlio soprattutto di un clamoroso passaggio a vuoto nel terzo set, quando avanti 20-13 la squadra di Pedulà si è fatta rimontare fino a essere superata al photo finish per 23-25. Poi ancora tante difficoltà nel corso del quarto set, sotto anche 11-16 e ancora 19-21, poi la rimonta nella finale grazie soprattutto a Samantha Fabris, top scorer del match con 26 punti e 45% in attacco,
per lei, è stata soprattutto lei l'anima in attacco della formazione novarese. Poi 11 punti per Aurea Cruz, 10 per Tijana Malese invece, che però ha sofferto tantissimo in ricezione, come peraltro si può dire abbia fatto anche la portoricana Cruz. Per loro in complesso un 15% di ricezione positiva per Cruz, il 24% di positiva per perfetta per Malese. Invece in generale una Novara che non ha attaccato malissimo, il 41%, ma che davvero ha sofferto tanto in ricezione, ha commesso parecchi errori, ben 5 in attacco e 6 in ricezione. Dall'altra parte un Club Italia che ha giocato con grande cuore, con grande tenacia, con grande continuità sorretta soprattutto dai punti di una scintillante Anastasia Guerra, che poi ha trovato però anche nel partire dalla metà, da seconda metà del terzo set, un'ottima vittoria Piani, oltre ai punti di Paola Egonu, 17 per lei, una prestazione super da parte della formazione di Xanlucchi, che però alla fine ha pagato l'inesperienza, la gioventù, tanti errori da parte loro, 13 in attacco, 16 addirittura in battuta, e nonostante questo Novara davvero ha sofferto fino all'ultimo. In qualche maniera comunque Novara resta punteggio pieno e adesso si prepara ad affrontare il primo impegno di Champions League a Istanbul mercoledì, una trasferta molto molto subito molto impegnativa per assaggiare l'impegno e le difficoltà della Champions, però un'occasione importantissima per Novara che torna nella gotta del volley europeo, un'occasione per cercare di provare subito a fare una grande impresa. Sarà difficile, ma ovviamente Novara ci proverà fino alla fine. E vi ricordo che potrete vedere la telecronaca dell'incontro questa sera su Vicino Azzurra TV alle 23.10 e riproposta giovedì alle 20.35. Carmen Acunto, capitana degli Azzurri al Mondiale di Atletica Leggera a Doha in Qatar, ha chiuso al settimo posto con la misura di 6 metri e 27 centimetri, inferiore alle sue possibilità. Sui primi due gradini del podio, la coppia tedesca formata da Mari Bugenhagen con 7.96 e Maria Skeswood a 7.44. Medaglia di bronzo per la Bulgara Daniela Tedorova con 7.12. Appuntamento a mercoledì ora con il lancio del disco. Ed ora siamo al basket, in Serie 2 ancora KO per la Pafoni che perde 69-51 a Casale contro Novi Più. Rossoverdi a quota 0 in classifica come Biella e Roma. Continua il momento no della Pafoni a questo avvio di campionato. Alla Palaferraris di Casale, nel secondo derby piemontese consecutivo, la squadra di Alessandro Magro è incappata nella quarta sconfitta stagionale. Un match che è sembrato in fotocopia quello di Voghera di 7 giorni prima, con Omegna che nel primo tempo è rimasta in scia ai padroni di casa per poi crollare nel corso del terzo quarto. Contro Tortona l'eroe era stato Reati, autore di 5 triple nel terzo periodo. Contro Casale Monferrato invece l'uomo che ha ucciso le speranze rossoverdi è stato Blizzard, autore di 21 punti con 7 su 8 dall'arco dei 6,75. Pensate che nelle prime tre partite invece aveva il 10% dalla lunga distanza. Per la Pafoni tante note negative, soprattutto dal quintetto: Zanelli 0 punti, Iannuzzi 4 punti, Casella 3 punti. Le note liete sono arrivate dalla prestazione di Capitan Gurini, autore di 13 punti con 4 su 5 dall'arco dei 6,75, e da un discreto Cappelletti che quantomeno ci ha provato. Sufficienti ma nulla più le prestazioni dei due americani Moore e Smith, con Moore che ha messo in fila 8 punti tutti nel primo quarto, poi ha tirato veramente poco, solo 7 tentativi per lui con 3 tentativi andati a bersaglio. Omegna ora deve resettare questo avvio di stagione, anche perché sabato al Palabattisti arriva un'altra big come Scafati, seconda in classifica alle spalle della sorpresa Agropoli, unica squadra imbattuta. Contro la formazione campana ci vorrà una Pafoni diversa, ci vorrà una Pafoni battagliera, una Pafoni che prova a vincere in difesa e che soprattutto in attacco non perde palloni e costruisce buoni tiri un po' per tutti. E in chiusura ospiti e contenuti di Dilettanti per Dire. Di nuovo insieme per l'appuntamento del lunedì sera con Dilettanti per Dire. In questa prima parte sono con noi Alessandro Ferrero, tecnico del Varale Pombia. Ciao Ale. Ciao. Enrico Castelnuovo, mister della Juve Domo. Ciao Enrico. Ciao. Contenti tutte e due, terzi e quarti in classifica. Direi che meglio forse era impossibile pensare. Enrico e poi Alessandro. Sì,
No, per me sì, noi terzi, loro quarti, eh. No, no, però sì, io sono contentissimo, per cui sì, onestamente sono. La Serie D è un pensiero folle, è un pensiero che inizia a far capolino nella tua mente? È un pensiero folle che vorremmo trasformare in realtà, ma indipendentemente dalla classifica, cioè proprio è un piccolo sogno che, al quale vogliamo arrivare a tutti i costi. Lasciaci il fatto di voler onestamente provarci in tutte le maniere. E magari aggiungendo qualcosina al mercato di dicembre, cosa ne dici? Ma penso di sì, penso che arriverà un centrocampista, fra una settimana rientrerà Sciara, però aggiungeremo sicuramente un centrocampista. Ecco, poi dopo cercheremo magari di capirlo nel corso della puntata. Sì, perché penso che sarà difficile capirlo, secondo me. Vediamo, vediamo. E Alessandro, quarto porto in classifica, Varalpombia che vola, eravate partiti per la salvezza, invece siete la sorpresa in assoluto, a mio giudizio. Sì, sì, eravamo partiti e siamo ancora in corsa per la salvezza sicuramente, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo, quindi speriamo di continuare insomma, su questa strada. Perfetto, di questo è molto alto, poi nella seconda parte avremo Claudio Ramazzotti di S Dell'Oleggio e Walter Ghetti, qui a Dilettanti per Dire. Tuttonotizie.info, il sito per tutti gli aggiornamenti e non solo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.